Musica e danze rinascimentali in sala maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, a cura della Filarmonica Borgognoni e del gruppo di ballo storico Laura di Castellina di Serravalle Pistoiese. È una passione che nasce leggendo manoscritti, vedendo le altre ballare, danzare, e quindi nasce questa passione. Tu vuoi imparare, ti piace la musica perché sono musiche molto belle, e poi è lo stare insieme che dà tanto, perché si fa tante amicizie, si fanno tante amicizie, e quindi che si mantengono nel tempo, perché noi ci si conosce da più di 20 anni, 30 anni. Com'è ballare le danze rinascimentali? È bellissimo, sembra di essere tornate bambine, quando si sognava le principesse, insomma, è un sogno che è diventato realtà. Bellissimo, per me, cioè, mi ci perdo in queste musiche, in queste danze, io mi ci perdo proprio. Per me hanno un effetto quasi curativo. Mi ci rivedo, me lo sento. Sono molto romantiche, è tutto un corteggiamento. Costeggia la dama, ciò che adesso non viene più fatto. Si ritorna proprio alla galante, alla provocazione, a fare tante cose. Tua prima volta? Sì, diciamo sì. Anche per me è uguale, sì, è la prima volta che ballerò così, in quest'abito, a questa festa. Lo faccio da più di 20 anni, quindi è molto molto bello, e difatti giro anche per poterlo fare. Io adesso vengo da Trieste. Io sono il violino, siamo a suonare in quattro, la famiglia Ricci, cioè io sono il figlio Federico, mio babbo Pier Giorgio, mia mamma Daniela, e poi abbiamo adottato un percussionista, Michele, che è uno storico della banda Borgognoni, che ci aiuta suonando le percussioni.